Ho appena finito di condurre su Radio Padania Libera una mezz'oretta. Ascoltatevi le telefonate in diretta senza filtri, andate giù a leggere i messaggi e direi che 9 telefonate su 10 dicono l'accordo era l'unica scelta possibile. Quelli che invece in queste ore anche su Facebook, sulla pagina di Maroni, stanno scrivendo ridarò la tessera, Maroni peggio di Bossi, come tenere questi fedeli leghisti? Vincendo e portando dei fatti concreti. Se vinciamo in Lombardia possiamo dimezzare l'IRAP, possiamo dimezzare il bollo auto, ridurre i ticket sui farmaci. Questo accordo possiamo dire è un prezzo che pagate perché c'è un obiettivo più alto, va spiegata così? Sì, si può spiegare così. Detto questo, c'è di mezzo il voto dei cittadini lombardi e oggi non ha vinto e non ha perso nessuno. Il 24 febbraio, più che elezioni regionali, in Lombardia sarà un referendum sull'autonomia della regione Lombardia, quindi come monarchia repubblica, o sì o no, di qua o di là. E quindi vediamo, io spero che vinca la Repubblica come vinse allora, e la Repubblica oggi è l'autonomia della Lombardia. Lei in questi mesi ha espresso giudizi abbastanza pesanti su Silvia Berlusconi, se li rimangia oggi dopo l'accordo questi giudizi rimangono validi e come si conciliano con quello che è successo? Continuo a non nutrire particolari simpatie nei confronti di Silvio Berlusconi, sono contento che nell'accordo firmato ci sia l'impegno, qualora il centrodestra vincesse, a che non sia Silvio Berlusconi il Presidente del Consiglio, perché sarebbe un salto all'indietro. Detto questo, se devo ragionare pragmaticamente da lombardo, se voglio amministrare Regione Lombardia e fare qualcosa per i miei cittadini, lo faccio se sono in maggioranza. Maroni ha definito la secessione un sogno epico al quale non bisogna più ancorarsi. Questo lo decideranno i popoli. In Europa ci sono parecchi popoli che vanno verso l'indipendenza. E io continuo a coltivare questo sogno che passa attraverso magari anche il Veneto, il Piemonte, la Lombardia, passa anche attraverso le elezioni regionali, poi sono i popoli a decidere dove vogliono andare, quindi io non metto nulla nel cassetto.